Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Un tempo si diceva, così almeno nell'adagio popolare, anche i ricchi piangono. In questo caso possiamo dire che anche i ricchi prima o poi pensano alla loro successione, a ciò che sarà dopo di loro. Ed è questo anche il caso di Giorgio Soros, che i quotidiani nostrani, i quotidiani più venduti, posti more solito in modalità zerbinesca, sono soliti definire filantropo. Si tratta in realtà di un milionario turbocapitalista apolide che per filantropia intende sostanzialmente il proprio interesse privato, come avviene regolarmente nell'ordine della globalizzazione capitalistica. Ebbene, leggiamo su Repubblica che Soros sta pensando alla successione, a cosa sarà dopo di lui, e in particolare si rivolge al figlio Alexander Soros, al quale dovrebbero andare i fondi azionari del padre, che sono intorno ai 37 miliardi di euro, di dollari americani, giusto per chiarire un poco la situazione di quest'uomo che ha accentrato nelle proprie mani un capitale che supera notevolmente il bilancio di molti stati nazionali in giro per il mondo. Soros si è anche detto preoccupato per la possibile rielezione di Trump, naturalmente, perché il disegno di Soros è quello della open society, cioè di una società unificata, un one world sotto il capitale, senza più stati nazionali, senza più diritti sociali dei lavoratori, in cui viga unicamente la legge del dolce commercio, come la chiamavano ai tempi dell'illuminismo, cioè la relazione economica, ossia il libero scambio, il libero mercato, o meglio ancora, come mi piace sempre dire, il libero cannibalismo. Ecco perché la deregolamentazione è tanto cara a Soros e ai turbocapitalisti apolidi, perché significa decostruire, demolire la potenza residua dello Stato di intervenire nell'economia e dunque di controllarla. Dunque Soros sta pensando alla propria successione e vedremo quel che sarà. Il figlio ha già detto al padre che la pensano allo stesso modo e non ne dubitavamo, in effetti. Del resto, come dire, il figlio si troverà nelle mani un impero finanziario e ovviamente opererà ideologicamente per difenderlo al meglio, e il modello open society è di fatto l'humus ideale per la difesa degli interessi dei più ricchi.